Cari amiche, cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Questa sera ci occuperemo di educazione finanziaria e lo faremo con la nostra ospite Lorena Valente, della Federazione dei Bancari della CISL di Cuneo. Ed è Buon pomeriggio. tornata a trovarci Cristina Barbero, la coordinatrice regionale dell'INAS CISL Piemonte, pronta a rispondere alle vostre telefonate sulle questioni previdenziali. Buonasera. Vi ricordo subito il numero da chiamare che è 011 9575 798. E adesso cominciamo invece con il tema appunto della puntata che è l'educazione finanziaria. Abbiamo deciso di affrontare questo tema in un'ottica di genere perché è strettamente connesso con quello della violenza economica. E quindi l'educazione finanziaria è proprio uno strumento che ci serve per combattere questo tipo di violenza. Qual è la situazione in Italia? Allora, Stefania, partiamo dall'ultima indagine che è stata condotta da Banca d'Italia in relazione ad un'indagine però a livello, diciamo, internazionale, quindi promossa dall'OCSE, che è proprio l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo. In questa indagine è emerso che la situazione del nostro paese è una situazione ancora di analfabetismo da un punto di vista di quella che è la cultura finanziaria. Questa indagine vedeva interessati 39 paesi, di questi 39 paesi 19 paesi erano paesi appartenenti all'Unione Europea. La scala di valutazione, quindi la scala di punteggio, poteva andare dallo 0 al 20 come punteggio e l'Italia, il nostro paese, si è posizionato al 10,6. Quindi si vede già da questo Che punteggio livello che non il è? livello non è, ovviamente non è un livello soddisfacente. Parto da questa indagine perché questa indagine andava ad analizzare le conoscenze, andava ad analizzare i comportamenti e andava ad analizzare gli atteggiamenti. Con conoscenze si intende tutto ciò che è conoscenza di materia fiscale, di materia economica, di materia finanziaria, quindi il tema, diciamo, per lo più finanziario ed economico. Per quanto riguarda i comportamenti, si attiene, diciamo, al tema legato a ciò che noi utilizziamo, quindi gli strumenti che sappiamo utilizzare, dalle carte piuttosto che i servizi home banking, quindi gli strumenti, e gli atteggiamenti invece riguardano più quello che è la nostra capacità di compiere delle azioni di natura economica o finanziaria in un'ottica però di previsione legata al futuro. Perché ho pensato di dettagliarvelo? Perché in particolare da questa indagine è emerso che il livello su cui noi siamo molto bassi, insieme ad altri paesi, Spagna, Grecia, Portogallo, è proprio sulla conoscenza, cioè proprio sull'aspetto della conoscenza di tutto quello che è materia economica e di tutto di quello che è materia finanziaria. Mentre sui comportamenti siamo abbastanza in linea, sugli atteggiamenti, già sugli atteggiamenti si evidenzia invece una prima differenza di genere, quindi differenza proprio tra maschi e femmine. Perché da questa indagine, e per questo Stefania giustamente hai correttamente evidenziato che tratteremo il tema in un'ottica di genere, perché da questa indagine è emerso che questo dato purtroppo peggiora se lo andiamo a leggere in un'ottica di genere. Vuol dire che le donne hanno una cultura finanziaria, un'educazione finanziaria inferiore a quella degli uomini nel nostro paese e questo dato peggiora ancora sulla base di quelli che sono i livelli proprio di titolo di studio. E poi anche a livello territoriale, quindi c'è ancora poi un'ulteriore differenza legata al vivere al nord piuttosto che al sud. Inoltre, in questa indagine, l'unica cosa che si evidenzia invece a favore, diciamo, dove si inverte la curva a favore delle donne è sugli atteggiamenti. Se sulle conoscenze le donne risultano molto meno preparate degli uomini, se sui comportamenti, sugli atteggiamenti invece si evince che l'atteggiamento della donna tende ad essere un atteggiamento più prudenziale. Quindi la donna tende ad essere, quando gestisce, perché parleremo anche di
di questo. Quando gestisce il proprio patrimonio, la parte diciamo economica, la gestisce in maniera più prudenziale rispetto all'uomo. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo aspetto. Quando parliamo anche di differenze fra nord e sud, ad esempio, entra un po' in gioco il discorso che si fa sugli stereotipi, no? Sul fatto che comunque, soprattutto al sud, la famiglia è ancora molto incentrata sul fatto che è l'uomo che lavora e quindi, di conseguenza forse viene fatto questo ragionamento in automatico che essendo lui che porta i soldi a casa è lui che li gestisce. È così? Allora, ti direi Stefania che è così, ma è così. Allora, su questo elemento, sicuramente i dati a livello nazionale, quando noi poi li andiamo a guardare da un punto di vista territoriale, denotano quello che tu racconti. Sicuramente, quando andiamo poi appunto a vedere quello che accade, diciamo, nelle zone del sud del nostro paese, i dati aumentano e peggiorano. Però va detto che nel nostro paese, in questo momento, la situazione attuale del nostro paese prevede un tasso di occupazione femminile più basso di quello maschile e all'interno di una coppia di media nel 43% dei casi, quindi è una percentuale veramente abbastanza elevata, è l'uomo colui che comunque guadagna all'interno della coppia più della donna, Ecco. anche quando la donna lavora. Teniamo conto che poi in alcune zone d'Italia il tasso di occupazione femminile è molto basso, in alcune zone d'Italia c'è la percentuale delle donne che non lavorano o che non cercano neanche più un lavoro è veramente molto più elevata rispetto ad altre zone d'Italia. Quindi sicuramente c'è questo spaccato. Va anche detto che uno degli stereotipi, visto che tu giustamente usavi la parola stereotipo, uno degli stereotipi anche un po' tipici nella cultura familiare del nostro paese è che di norma all'interno delle nostre famiglie non si ha l'abitudine di parlare di temi finanziari e economici con le figlie femmine, ma si ha la tendenza da parte dei genitori stessi a parlarne molto di più con i figli maschi, perché questo sicuramente È un è modello un che. modello societario dal quale noi arriviamo. Da un punto di vista anche di conoscenze, come ti dicevo prima, vengono fatte, voi sapete che a livello anche scolastico vengono fatte delle prove che si chiamano INVALSI, che sono prove, e sono state fatte anche delle prove INVALSI a livello internazionale, sempre in collaborazione con l'OCSE. E anche da quelle prove si è evidenziato che le nostre ragazze prendono dei punteggi leggermente più inferiori, quindi da 469 è il punteggio medio, diciamo, della ragazza rispetto a un 489,90 che è il punteggio che prende lo stesso suo compagno su materie sempre che hanno una natura, diciamo, economica finanziaria. Quindi anche da un punto di vista proprio scolastico, più prettamente scolastico, si può, diciamo, evidenziare, andare a sottolineare Questa questa differenza. differenza proprio di conoscenza. E all'interno poi, c'è anche Cristina qui, e quindi questa deviazione leggera la faccio perché nel mondo, diciamo, giovanile sono state fatte delle ricerche da Banca d'Italia anche su fasce più giovani, 18-34, quindi nella fascia giovane, per vedere come i giovani si comportano in relazione ai temi economici e finanziari. E sicuramente i giovani conoscono molto di più tutta la materia, conoscono molto di più tutta la materia digitale, c'è cioè tutto il mondo della digitalizzazione, quindi sono molto più avanti in tutto Sulla quello che è il tecnologia, servizio, certo. l'home banking, la tecnologia, ma purtroppo, ahimè, conoscono molto poco, per esempio, di un tema fondamentale che è quello dei fondi pensione, per cui in molte ricerche si evidenzia che solo il 20% dei giovani occupati ha sottoscritto un fondo pensione ed essendoci oggi Cristina qui con noi, mi sembrava, per quanto leggermente, ma un punto da sottolineare perché quella è una questione di atteggiamento, cioè il fondo pensione Guardare al futuro, certo. attiene a una delle tre, quindi conoscenze, comportamenti e atteggiamenti, cioè la capacità che io ho di guardare al mio futuro con consapevolezza. Grazie Lorena, ci interrompiamo un attimo perché abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, allora sentiamo. Pronto? Buonasera, Buonasera signora, da dove ci chiama?
dalla provincia di Alessandria, da Giardinetto. Sì, bene, ci dica pure. Volevo parlare con vostro interessato. Ho fatto la domanda di invalidità un anno e mezzo fa. Sì. E mi hanno dato l'80%. Adesso io ho peggiorato un po' di salute e vorrei rifarla. Per avere un po' di accompagnamento, qualcosa, a quanto devo arrivare io? L'80, 90, al 100%? Perché se non vado paralitica non danno niente. Sentiamo allora la risposta. Sì. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera. Quanti anni ha? Io ho 83 anni, l'ho compiuti al 17 di maggio. Ok. Allora. Guardi, io sono portatrice di diabete, sì. Pressione, 2 interventi alle ginocchia. Sì, sì, quindi, insomma, diverse di cose ce ne sono disturbi per riempire il certificato medico. Allora, lei può fare un'istanza di aggravamento. Sì. Tenga presente che con una percentuale di invalidità, che nel suo caso lei è all'80% già, quella sì. percentuale, se avesse meno di 67 anni, potrebbe già dare diritto a un trattamento, diciamo, di un assegno mensile di 330 euro più o meno quest'anno, vincolato però al reddito personale, quindi se il suo reddito personale superasse una certa cifra non glielo erogherebbero l'assegno. Avendo lei più di questa età, l'unico indennizzo economico che può avere a seguito della domanda di invalidità civile lo può ottenere se le viene riconosciuto l'accompagnamento. L'indennità di accompagnamento purtroppo ad oggi, diciamo che sono tanti fattori e si è ampliata anche un po' la sfera di valutazione, però ad oggi vale molto, prendono in considerazione queste commissioni mediche, la deambulazione autonoma. Quindi io se sono bloccata con la schiena perché i dolori non sanno più, non mettono mano perché non sanno cosa fare. Allora provi a rifare la domanda, va dal medico, si fa compilare il certificato medico per l'istanza di aggravamento, poi va dalle mie colleghe, dico colleghe perché sono quasi tutte donne su Alessandria, o in una delle sedi CISL che è, insomma, è più comoda a casa sua, e prova a fare l'istanza di aggravamento. La commissione medica a quel punto valuterà tutte insieme le problematiche di salute che ci sono, compresa questa, ecco, che sicuramente le comporta anche un minimo di problematica, no, nella deambulazione. Io, con l'intervento che ho avuto al ginocchio in casa, se non ho la stampella non riesco a camminare. Proprio per via della schiena. È giusto a questo punto reiterare la domanda. Sì, provi signora. Un però prima aiuto, io non pretendo, anche con aiuto. Prima vada dal medico e si fa compilare il certificato medico, però glielo dica, che spieghi, che segni tutto quello che c'è, perché deve proprio inserire tutte le problematiche che ci sono, va bene? Va bene, okay. Grazie. Arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Signora. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora, torniamo al nostro argomento e da quello che ci dicevi emerge anche un discorso che anche frequentemente leggiamo sui giornali, però comunque importante, e il divario anche dal punto di vista degli stipendi. Perché è vero che a volte, anzi molto spesso, diciamo che gli uomini rivestono ruoli più apicali per quanto riguarda le aziende, eccetera, però è vero anche che a parità di formazione, a parità di ruolo, permane ancora questo problema del divario di stipendio. Esatto, quello che non usando la nostra lingua è definito il gender pay gap, no? La differenza che permane, che quindi tutto quello che hai detto Stefania è proprio così. E, come vi dicevo prima, ritorno sul concetto, in una coppia nel 43% dei casi l'uomo è colui che guadagna, di più, e proprio stando appunto anche sul tema dell'educazione finanziaria, 7 volte su 10 all'interno della coppia è quindi poi l'uomo che prende decisioni di natura finanziaria, e le prende per la coppia, le prende per la famiglia, quindi gestisce tutto quello che è l'ambito finanziario all'interno della famiglia. Il tema del divario salariale è un tema nel nostro paese che ha una sua storia. Noi sappiamo che arriviamo da una
un paese dove i contratti collettivi avevano differenze salariali, cioè era previsto che a parità di mansione una donna venisse retribuita meno. Quindi noi partiamo da lì, cioè sappiamo che questa differenza esisteva, sappiamo che si è fatto tanto, si è fatto in effetti molto, e quindi adesso in moltissimi contratti ovviamente questa differenza, compreso quello del mio settore, ovviamente non esiste più una differenza di genere. Però perché questa differenza salariale permane, no? Perché c'è in effetti da porsi, da porsela questa domanda. Permane per svariati motivi. Intanto perché noi sappiamo che nel nostro paese tutto ciò che attiene alla cura in questo momento è ancora un tema femminile, Appannaggio delle cioè, donne, esatto, certo. appannaggio delle donne. Intanto, per la donna esiste la maternità, che quindi è già un fatto, e la maternità sappiamo che incide poi sulla nostra retribuzione. Sappiamo che negli ultimi anni anche qui il legislatore ha Cercato di cercato di, intervenire. perché sappiamo che sono stati fatti degli interventi, è stata inserita la paternità obbligatoria, i 3 mesi di facoltativa anche per il padre, però noi sappiamo che la maternità, per quanto riguarda il reddito di una donna lavorativo, incide Certamente. una retribuzione al 30%. Sappiamo che molte donne post maternità non rientrano a lavorare, e questo è un dato. Sappiamo che molte di quelle che rientrano a lavorare chiedono un part-time. Sappiamo che la cura non è solo genitoriale verso i figli, ma sappiamo che è appannaggio della donna è anche la cura verso Gli i genitori anziani, anziani, cioè quindi certo. verso gli anziani. E tutto questo economicamente, in un arco temporale lavorativo, incide. Inoltre, come hai detto bene tu, Stefania, anche quando le donne raggiungono dei ruoli apicali, intanto li raggiungono più lentamente, quindi i percorsi carrieristici di una donna Sono più sono più lenti. lenti di quelli di un uomo. Quindi la donna, diciamo, può stare in una condizione economica migliore per un tempo più breve rispetto ai suoi colleghi uomini, perché magari raggiunge più lentamente un certo tipo di retribuzione. E c'è qui Cristina, quindi. E questo incide ovviamente poi sulla pensione, perché noi abbiamo tutta una serie di proiezioni ormai sulle pensioni a 20 anni, a 30 anni, Esatto, a parliamo di 50 anni. stipendi, ma poi di Pensione, pensione. esatto, è Discorso riflesso lì. Esatto, Sì. si sulla ripercuote anche sulle pensione. pensioni, perché sappiamo che dentro questa povertà che ormai ci viene un po' narrata, le donne saranno ancora più povere, perché la nostra pensione è ovviamente generata da quella che è la nostra retribuzione. E quindi questo gap permane, perché comunque ancora la donna è in una condizione, come dicevi correttamente tu, a parità poi di titolo di studio, a parità, quindi noi a parità di titolo di studio spesso accettiamo anche dei lavori con degli inquadramenti inferiori a quelli dei nostri colleghi, a parità appunto di titolo di studio e di tempo dedicato allo studio, perché poi in Italia sono percentualmente molto di più le Che donne si che studiano e laureano, che si laureano. che Quindi raggiungono risultati. questo è molto particolare come poi Certo. le due Speriamo che facce. porti poi anche a un'inversione di tendenza sul Sì. piano anche delle È anche retribuzioni. una questione proprio culturale, no? Anche l'educazione, che è educazione finanziaria, però i giovani che non pensano di costruirsi un futuro Con un previdenziale, una fondo di stampella pensione, alternativa con certo. una previdenza contributiva che avanza, che insomma lascerà poco, no? A questi ragazzi. E tutto questo, scusami, ovviamente di nuovo, se noi lo andiamo a vedere in termini legati alla territorialità, ovviamente tutto questo, poi perché poi ci sono zone d'Italia dove appunto le donne proprio non rientrano più a lavorare, cioè quindi dove ancora smettono proprio di avere un reddito, quindi Certo, non è quindi più un fatto di lavorare retribuite meno, ma è proprio un fatto di uscire dal di mercato del uscire dal lavoro. mercato, totalmente dal mercato del lavoro. Ci interrompiamo di nuovo perché abbiamo in linea la seconda telefonata. Sentiamo, pronto? Sì, pronto, chiamo dal Settimo Sì, Torinese. buonasera, ci dica. Volevo chiedere se è normale per un pensionato deceduto agosto 23 che nel 2024 si debbano pagare le addizionali. Sulla pensione dice, cioè sulla reversibilità, stiamo parlando di reversibilità, No, no, praticamente fiscale quindi, cioè sì. è stato fatto
è stata richiesta da parte dell'INPS il pagamento delle addizionali perché c'è stato un decesso nel corso dell'anno precedente e quindi effettivamente l'INPS, che ha fatto diciamo, la procedura, chiaramente un calcolo delle addizionali che erano dovute nell'arco dell'anno, si è trovata a inizio anno che ha dovuto chiedere quanto non era riuscita a trattenere sulla pensione perché la pensione si è interrotta prima di fine anno per via del decesso, quindi sì, può succedere. Il consiglio che le do è di recarsi in qualche nostra sede CISL per verificare se l'importo richiesto è corretto, parla con i nostri colleghi del servizio fiscale. Va bene, grazie. Arrivederci. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Perché succede in effetti, no? Che può succedere, conguagli, ma non sempre, perché non dipende sempre. Proprio dal conguaglio. Esatto, noi abbiamo già detto in qualche puntata scorsa, certo, che a inizio anno l'INPS manda i conguagli ai pensionati e ai pensionati diciamo che stanno ancora percependo la pensione e fa una valutazione anche sulle pensioni che sono cessate nel corso d'anno per decesso. Mm-hmm. Esatto. E quindi poi viene richiesto agli eredi. Esatto. Sì, può quindi succedere. Anche se non c'è, perché se ci fosse la pensione di reversibilità verrebbero prelevati sulla da reversibilità quella? Okay. Fanno il conguaglio. Okay. Se non c'è la reversibilità, allora invece sì che vanno a chiedere agli eredi che si sono qualificati in quanto tali. Ok, grazie per la precisazione, appunto è utile conoscere anche queste informazioni, assolutamente. Ecco, allora abbiamo già elencato quali sono le principali ragioni della disparità anche dal punto di vista dell'educazione finanziaria, però in generale possiamo dire che l'Italia è proprio un po' arretrata rispetto agli altri paesi, uomini e donne. Sì. In generale sì, in generale si può dire che per quanto attiene al tema educazione finanziaria, quindi cultura finanziaria, nel nostro paese l'arretratezza è generalizzata, con ovviamente poi un accentuarsi, se andiamo a leggerla da un punto, cioè legata diciamo al genere, però sicuramente abbiamo da lavorare e infatti queste indagini sono sempre più frequenti e va detto che anche il tema dell'educazione finanziaria è diventato un tema, cioè un tema di cui adesso si parla. Il mese di ottobre è il mese dedicato proprio all'educazione finanziaria e quindi vengono fatte tutta una serie di iniziative da Banca d'Italia proprio per promuovere a tutti i livelli, quindi nelle scuole, cioè insensibilizzare, perché una buona educazione finanziaria vuol dire una buona educazione e una buona consapevolezza all'utilizzo del denaro, cioè del proprio denaro e delle proprie ricchezze, in maniera consapevole e in maniera attenta. E quindi una buona educazione riduce tutti i rischi nei quali si può incorrere, di qualsiasi natura, all'essere raggirati, tant'è che il motto, diciamo, anche proprio tipico dell'educazione finanziaria è non firmare se non hai capito. E questa frase in realtà in sé molto semplice, apparentemente anche molto ovvia, purtroppo è una frase però di cui magari un po' tutti abbiamo sperimentato che non sempre noi per primi magari come dire approcciamo a qualcosa andando a comprendere veramente a che fondo. Cosa stiamo facendo, esatto, a fondo. E in taluni casi però firmare senza aver capito può esporci a dei rischi e spesso noi si firma poi in certe dinamiche, soprattutto nelle dinamiche magari familiari, ci si può trovare in questa situazione perché si ha fiducia, ci si fida, ci si fida del proprio compagno, ci si fida e quindi si compiono azioni accompagnate esclusivamente dalla fiducia, mentre la conoscenza e la consapevolezza diventano due elementi sicuramente fondamentali ed è per questo che ormai devo dirvi che negli ultimi anni sul tema educazione finanziaria si parla sempre di più, la si porta anche nelle scuole, appunto, certo. Si inizia diciamo anche già con i ragazzi. Ecco, ricordiamo anche che proprio quest'anno anche la FNP del Piemonte ha promosso due giornate proprio di educazione finanziaria, una ha partecipato anche Lorena, proprio per promuovere questa cultura,
perché ovviamente la consapevolezza è fondamentale, a partire dal programma che la Banca d'Italia promuove proprio per le donne, che si chiama Esatto. Le donne contano. Esatto, nei programmi che Banca d'Italia promuove, come vi dicevo, quindi ce ne sono parecchi e sono tutti ovviamente visibili sul sito, quindi si può comunque consultarli, hanno deciso di dedicare poi un programma che fosse un po' più ad hoc, diciamo, e più pensato proprio verso il genere femminile, che ancora, comunque appunto per i dati che abbiamo espresso fino ad ora, manifesta una sua fragilità, perché il genere comunque nella fragilità totale, perché abbiamo detto che c'è una debolezza del paese, ma la donna mostra una fragilità superiore. E Superiore. quindi il programma è dedicato, il programma passa da quello che è pianificare, quindi imparare un po' a pianificare quelle che sono le proprie spese, quindi un po' il budget, a conoscere che cos'è un conto corrente, come funziona un conto corrente, come funzionano gli strumenti tipici di pagamento, carte di debito, carte di credito, prepagate, rateali, perché c'è di tutto ovviamente in quel mondo, tutto il mondo dell'home banking e della sicurezza informatica, perché sono due temi anche Importanti. molto importanti, e infine poi tutto quelli che sono focus, mutui, investimenti e poi il famoso indebitarsi con prudenza, perché Certo, questo anche è questo fondamentale. è importante da tenere presente. Adesso ci dobbiamo interrompere per lasciare spazio alla pubblicità, ma rimanete con noi perché torneremo fra pochissimo e parleremo anche di violenza economica. Eccoci ritornati in studio e allora continuiamo la nostra chiacchierata. Parlavamo prima di stereotipi che riguardano soprattutto appunto la lontananza, se vogliamo così dire, delle donne dal mondo finanziario e economico. E poi questo si riflette poi anche sul tema della violenza economica. Perché spesso diciamo che spesso dietro come dire, degli stereotipi e delle idee, perché poi lo stereotipo è un po' il nucleo cognitivo con cui noi creiamo un pregiudizio, perché lo stereotipo è un pensiero che noi ci facciamo di com'è qualcosa senza averla approvata, senza averla verificata, Un'esperienza però diretta, esatto, certo. senza avere un'esperienza diretta. E creiamo però un pregiudizio. E dentro gli stereotipi, proprio legati sempre al tema finanziario, che poi possono portare, perché purtroppo in alcuni casi, l'ho già preaccennato prima, si può essere sottoposti a un maggiore rischio poi di incorrere. Per darvi un'idea, noi passiamo da una convinzione stereotipata per la quale le donne non sono interessate alla materia finanziaria, quindi non sono semplicemente interessate, a uno stereotipo che ci racconta e ci narra di una donna che non è adeguata a gestire il denaro, che quindi non essendo in grado di gestire il denaro, non essendo capace di gestire il denaro, non si può occupare all'interno del nucleo familiare di quelle che sono questioni finanziarie. In tutto questo, dall'altra parte, vediamo come è visto l'uomo, sempre con un'ottica stereotipata, perché l'uomo è visto come colui che dovrebbe essere l'unico, se non il maggiore, comunque portatore di reddito all'interno del nucleo familiare, e quindi essendo, se non l'unico, comunque il maggiore, a lui attiene e viene demandata, quindi di default, tutto quello che ha una natura finanziaria all'interno appunto della coppia, della famiglia, perché è comunque colui che porta maggior reddito o colui che porta esclusivamente reddito. E in tutto questo vi vorrei far vedere un po' gli scenari, no? Perché comunque è vero che in questi ultimi stereotipi vediamo un potere consegnato nelle mani degli uomini, ma vediamo anche, se ci facciamo bene attenzione, la responsabilità, perché in taluni casi essere l'unico a portare un reddito all'interno di un nucleo familiare è anche una responsabilità, e che a volte quella responsabilità è un peso eccessivo da portare, e in alcuni casi sappiamo che poi alcune situazioni anche domestiche purtroppo sono anche figlie di sofferenze e di disagi legati appunto A questo. all'eccessivo carico che poi magari all'interno della coppia bisogna sostenere.
Ok, ci interrompiamo un attimo perché abbiamo un'altra telefonata in linea e poi vediamo di capire meglio che cosa intendiamo quando si parla proprio di violenza economica. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Settimo Torinese. Sì, prego, ci dica. Senta, io ho un'informazione. Ho fatto una richiesta per andare in pensione, ho 66 anni, per andare in pensione con l'APE Social, avendo l'80% di invalidità. Ma l'ho fatta a marzo, ma ancora oggi non ho avuto risposta. Pare che mi dicono fonti che mi dicono che forse non c'è la risorsa economica da parte dello Stato. E sto aspettando una risposta. Io faccio l'operatrice scolastica, lavoro in una scuola e quindi non so né se posso andare né se non posso andare, che non ho ricevuto risposta L'INPS non ha ancora ancora oggi. risposto. Sì, buonasera. Sì, buonasera. No, è normale, nel senso che lei è in attesa che l'INPS certifichi il suo diritto d'accesso, a seguito del quale poi si può effettivamente dimettere con diritto a pensione. Quindi finita la prima tornata, perché la prima tranche di domande potevano essere presentate entro marzo, l'INPS sta in questo momento analizzando tutte le istanze che sono arrivate, incrociando quindi i dati per verificare la sussistenza dei requisiti, e poi da qui a luglio più o meno arriveranno le lettere agli interessati. E se lei si è fatta assistere da qualche patronato, spero da noi, anche appunto al patronato che l'ha seguita, che andrà a dire se c'è o meno il requisito e con che decorrenza si potrà andare in pensione. A quel punto lei è tranquilla, può cessare l'attività lavorativa se viene riconosciuto il diritto. Però è normale, I tempi eh? I sono tempi piuttosto sono lunghi. questi, sì. Chiedo scusa, un'altra domanda. Non so, mi sembra che se c'è la legge in cui si paga, avevo fatto la ricongiunzione, che ho 10 anni fuori con l'edilizia, Sì. e la ricongiunzione con lo Stato, che lavoro con lo Stato. E se il 2023 c'era la legge che si paga e devo Allora, pagare la ricongiunzione? lei ha fatto la domanda di ricongiunzione, non è ancora arrivato nulla, quindi non è arrivata la determina, No, giusto? non è Ok, arrivato nulla. allora intanto è meglio che arrivi la determina, nel senso che tutte queste procedure che lei ha attivato, la domanda di certificazione del diritto, gioco forza andrà a spingere un pochino sulla domanda che lei ha fatto di ricongiunzione, che è ancora lì appesa, che tra l'altro potrebbe essere anche uno dei motivi per cui è ferma la certificazione, perché nella certificazione vanno a valutare se c'è il requisito, diciamo sanitario, eccetera, ma amministrativo, chiamiamolo così, e se c'è il requisito anche contributivo. Per andare Quindi. a determinare il requisito contributivo dobbiamo andare a vedere cosa c'è lì sospeso di ricongiunzione. Per cui arriva la determina, dopodiché c'è da fare una valutazione sull'opportunità o meno di ricongiungerli. Se lei ha fatto tanti anni fa la domanda, può essere che quella ricongiunzione sia a onere zero, quindi non paga, e allora dice va bene, ok. Se invece c'è da pagare, le conviene valutare insieme a qualche esperto dei nostri se è opportuno o meno ricongiungere, oppure rinunciare e andare in pensione con un'altra formula che è quella del cumulo, di cui ci siamo parlati in una delle puntate iniziali. Sì, Quindi va bene. aspetti che arriveranno a questo punto due lettere dall'INPS, la prima quella di ricongiunzione e poi quella di Sì, certificazione o meno. va bene. Grazie, Ok, gentilissimo. arrivederci. Grazie signora. Arrivederci. Eh sì, purtroppo lo sappiamo, i tempi sono lunghi. I tempi Poi se sono ci sono lunghissimi. due domande collegate, Esatto, poi queste ovviamente. domande qua di ricongiunzione a riscatto rallentano tantissimo tutte le procedure, perché comunque sono domande che sono lì magari appese da un sacco di tempo, devono essere lavorate, ci vuole del tempo e poi prima deve essere lavorata la ricongiunzione, dopodiché si lavorerà Anche l'altra istanza. sull'APE Sì. sociale. Ok. Ecco, allora, torniamo all'argomento della nostra puntata. Che cosa intendiamo quando parliamo di violenza economica? Allora, Stefania, la violenza economica entra. Noi sappiamo che il tema violenza nel nostro paese è poi.
per tutto quello che attiene a ciò che arriva alle cronache, quindi quello che noi conosciamo, è sicuramente un tema su cui il livello di attenzione si è alzato molto e anche il livello, diciamo, di sensibilizzazione su alcuni temi. La violenza economica è una violenza di cui si parla ancora poco, ancora un po' sommersa, poco conosciuta, un po' subdola anche, perché non è è una di quelle violenze che non è facile subito andare a leggere nei comportamenti, in quello che accade, non diciamo immediatamente. E spesso la violenza economica, anche dai dati, emerge solo a seguito di altre violenze, cioè solo a seguito dell'aver subito altre forme di violenza emerge anche poi di aver subito anche una violenza di tipo economica. Dall'ultima indagine, la più recente, che l'Istat fatto proprio sul tema violenza, quindi noi sappiamo che la più diffusa nel nostro paese, ahimè, è la violenza psicologica, poi ovviamente c'è tutta la parte della violenza fisica, e nella violenza fisica sappiamo che c'è tutto quello che nelle cronache spesso ci viene raccontato. È emerso anche il dato della violenza economica, e quindi nell'ultima indagine è emerso che il 37,8% delle donne dichiaravano di aver subito almeno una volta nella loro vita una violenza di natura economica. Di che cosa è fatta la violenza economica? Ho voluto darvi il dato perché è sommersa, ma in realtà nel momento in cui si manifestano altre forme, certo, di violenza, poi emerge, certo, e quindi emerge un dato. La violenza, esatto, un dato che non è un dato al quale possiamo essere, diciamo, indifferenti. La violenza economica parte da il controllo, quindi da il controllo, dal non avere del controllo, diciamo, della parte economica, della gestione economica, dal non avere un'autonomia personale di spesa economica, da non avere un conto corrente. C'è una percentuale ancora elevatissima, io ogni volta che incrocio il dato mi stupisce, di donne che non hanno un conto corrente, ed è una percentuale superiore al 30%, cioè quasi intorno al 40%, ed è una percentuale alta, cioè pensare che ancora oggi in questo momento c'è una percentuale così di donne che non possiede un proprio conto corrente, quindi un'autonomia economica. E nelle forme più subdole, a volte, è l'invito a non lavorare più, che non è necessario, che non serve, e quindi non lavorare vuol dire non avere un'autonomia, e quindi colui può esercitare, che vive con noi, un maggior controllo su quello che facciamo, su quello che possediamo. A volte c'è anche una violenza economica che è figlia proprio dell'indebitamento forzato. Perché? Perché in alcuni casi le donne vengono invitate a utilizzare le proprie risorse, utilizzare il proprio patrimonio a vantaggio di attività utili per i loro compagni, quindi il famoso firmare a garanzia di qualcosa. Spesso le donne firmano inconsapevolmente, contraendo dei debiti che poi nella vita, perché magari le cose possono accadere e cambiare, si portano dietro, fino poi alla minaccia dell'abbandono economico, che nel momento in cui io non possiedo più nulla e dipendo, quindi non ho più una mia autonomia e dipendo totalmente da un'altra persona, questa persona può esercitare su di me ovviamente una leva di minaccia superiore, perché io veramente non ho più nulla di mio. Sì, è come non avere un'alternativa, insomma. Non avere più un'alternativa. Infatti, su questa frase che hai detto adesso, Stefania, aggiungo che molte donne vittime di violenza domestica, quindi vittime di forme anche di violenza molto più, esatto, certo, tutta la parte dei maltrattamenti, spesso emerge la violenza economica. Perché? Perché queste persone raccontano che non vanno via perché non possono andare via, perché non hanno più, non possiedono nulla, quindi non hanno la possibilità di cercarsi un altro posto dove vivere, non hanno un'autonomia economica, certo, che permetta a queste donne di uscire da determinate situazioni. Ecco che quindi si accompagna ad altre forme di violenza e rende la donna ancora più fragile in determinate situazioni. Ecco, adesso ci interrompiamo perché abbiamo una telefonata in linea, però poi vediamo quali sono gli strumenti per combattere questo tipo di violenza, e sicuramente l'educazione finanziaria è uno di questi. Pronto? Pronto?
Buonasera. Allora, mi scusi, io volevo un'informazione. Sì. Io ho chiamato. Io sono una pensionata di 82 anni. Sì. Vorrei sapere perché a mio marito, che è mancato 3 anni fa, mi hanno tolto 350 euro dalla pensione. Signora, salve. Ascolti. Hanno tolto 300 euro sulla pensione di reversibilità che lei sta prendendo, giusto? No, di mio marito, no, la mia. La reversibilità, sì. Ok. Ma lei ha anche una sua pensione? Io prendo la minima, 500. Ok. Quando gliel'hanno tolti questi 350 euro? Perché c'è mia figlia, una Ornella. Quando è che gliel'hanno tolti a papà i 350 euro? Già un po'. Un mese o due? Un mese o due? Anche di più. A inizio anno, diciamo. Perfetto. E lei se n'è accorta perché ha visto in banca che mancavano... Cioè sì, okay. Mancavano. Non è arrivata nessuna comunicazione da parte dell'INPS? No, nessuna. Okay. Allora, adesso io senza carte, cioè se lei venisse da me in ufficio... Ma dove siete voi? No, dico... Lei signora di dov'è? Allora, io abito a Torino, via 7 Comuni 86. Vabbè, in Torino ci sono tantissime sedi del patronato. Noi abbiamo la sede centrale. Quella centrale che è in via Madama Cristina 50. Quindi può andare lì se è comoda, oppure manda anche sua figlia per conto suo. Allora ascolti, io non so lei come si chiama. Io Cristina. Se io mandassi mia figlia, perché io ho 82 anni, c'ho una stampella, prendere il pullman non mi va. Perfetto. Non riesco a salire. Lei mandi pure sua figlia con una delega, fa una delega, ok, che lei delega sua figlia a trattare la sua pratica. Dopodiché i colleghi fanno un'analisi della sua posizione, entrano proprio sul sito dell'INPS e vanno a vedere che cosa è successo alla pensione di suo marito. E magari già lì sono in grado di capire. Secondo me una cosa fiscale potrebbe essere, anche se 300 euro sono tanti. Però... No, 350, mi davano 850. Ecco. Quindi scusi signora, sì. A me mi hanno tolto anche la 14ª di recupero. Ma che cappero supero! Esatto, vede, quindi deve proprio andare a verificare se è proprio vero quello che dice l'INPS. Magari all'INPS risultano dei redditi che non esistono, quindi bisognerà dire, caro INPS, guarda che stai sbagliando, oppure è vero, ma allora verifichiamo, glielo spieghiamo, ok? Comunque, quindi mandi sua figlia. Io la ringrazio molto. Allora, devo fare a mia figlia cosa magari che devo farle? Una delega. Una delega in cui lei scrive, io sottoscritta nome e cognome, delego il nome di sua figlia. Mia figlia, mia Ornella. A trattare la mia pratica di pensione. Sì. Ok? Via Madama Cristina, numero 92. Numero 50. A 50, certo, prima magari può telefonare. Magari dia un colpo di telefono perché così le spiegano, le danno l'appuntamento, esatto. E non va così a caso. Fatto bene a dirmelo. E certo, così almeno. Signora, la ringrazio molto, mi saluti la signora che sta parlando adesso. Va benissimo, certo. Allora, io ho il televisore basso. Grazie mille, grazie signora. Sì, l'importante è rivolgersi sempre al patronato, esatto. Perché con le carte sotto mano è molto più... Sì, perché a volte noi più o meno i processi sono abbastanza standardizzati, quindi capiamo in base al periodo dell'anno che cosa sta succedendo. Che cosa può essere successo. Però bisogna avere le carte perché così lì abbiamo, certo, sappiamo il dettaglio di cosa è successo. Benissimo, grazie Cristina. E vediamo allora appunto quali strumenti si possono mettere in campo per contrastare la violenza economica anche tramite l'educazione finanziaria. Allora, torna come primo strumento la parola chiave che abbiamo già utilizzato, che è consapevolezza. Quando abbiamo detto firma solo se hai capito, vuol dire imparare ad essere più consapevoli di quello che facciamo e soprattutto poi di quello che firmiamo. Sicuramente l'educazione finanziaria vuole avere anche, soprattutto quella legata anche alle donne, dicevamo, le donne contano, quindi questi progetti hanno anche un po' come scopo quello di
come una ripartenza, cioè dare alle donne la possibilità di uscire, cioè da determinate situazioni, di comprendere se si trovano all'interno di determinate A situazioni, di rischio. esatto, e di ripartire, cioè uscire da una situazione di rischio e ripartire. Certamente con una maggiore attenzione alle decisioni che poi andiamo a prendere, perché l'accenno che abbiamo fatto prima sugli stereotipi sono idee e sono nucleo cognitivo che ci portiamo dietro anche noi, perché ci sono veramente tantissime ricerche molto interessanti che vanno proprio a, come dire, a stanarla questa cosa, per cui spesso le donne pur con lo stesso titolo di studio, pur anche a volte con titoli di studio superiori, anche con stesse qualifiche, anche pensano di meritare meno, pensano che i loro colleghi uomini meritino quel posto più, siano più adeguati. Quindi già solo, e quindi questo ci dice quello che pensiamo già noi. Sì, quindi E già sul sicuramente, punto di partenza, quindi bisogna esatto, quindi già lavorare. dobbiamo lavorare su di noi. Infatti bisogna lavorare molto proprio sulla conoscenza, sulla consapevolezza. Bisogna lavorare tanti, bisogna denunciare. Ovviamente, perché abbiamo detto che è molto sommerso, perché a volte emerge solo quando è emerso già qualcos'altro e quindi è subdolo, per cui non è facilmente riconoscibile, giustamente dicevamo. Però bisogna avere il coraggio di denunciare, perché molte donne non denunciano, molte donne si vergognano, perché all'interno della violenza economica possono imbattersi anche donne che non partivano in sé da una situazione svantaggiata, perché magari erano donne che lavoravano, magari erano donne che avevano una loro autonomia e Indipendenza. indipendenza, che poi si sono trovate a seguito di scelte, magari donne che si sono fidate, magari donne che si sono indebitate eccessivamente a favore di, quindi a volte ci si può trovare dentro una situazione, non essere già partiti, diciamo, da una situazione di svantaggio, e a volte invece si parte da una situazione di svantaggio, perché prima vi ho detto, comunque c'è una fragilità, perché tutti i dati ci aiutano a vederla, questa fragilità, un tasso di occupazione, cioè, quei dati lì ci raccontano che comunque c'è una fragilità di genere, c'è una fragilità di base, e l'educazione finanziaria vuole proprio lavorare sul andare a riconoscere tutto quello che può essere le fragilità, ma tutto quello che poi possono essere i rischi. Usare consapevolmente il proprio denaro, sapere che cosa vuol dire, cioè sapere anche banalmente come si stipula un mutuo quando si acquista una casa. Conoscere un conto corrente, saper utilizzare i servizi digitali, i servizi home banking, conoscere tutto quello che è la sicurezza informatica, imparare a capire e saper riconoscere, quindi non rispondere, come sappiamo Sì, tutti, le truffe alle che truffe, a tutte purtroppo. quelle mail che possono arrivare, eccetera, eccetera. Avere consapevolezza, avere conoscenza vuol dire ripartire da noi stesse, cioè, e le donne. Più ci si forma in generale, ma più ci si forma, più ci si informa, più accresciamo la nostra conoscenza e più riduciamo in automatico i rischi nei quali si può incorrere. E poi ci sono tante associazioni, adesso si parla molto di più, abbiamo detto, il tema violenza in generale è un tema, quindi ci sono anche tante associazioni che adesso aiutano e vengono, diciamo, in aiuto di quelle donne che poi si possono trovare anche in difficoltà, quindi si trovano all'interno di un contesto di violenza e poi, essendo economicamente deboli, non possono uscire facilmente da quel Autonomamente, contesto. Quindi certo. ci sono anche tante associazioni sul territorio, va detto, ci sono tantissime organizzazioni, ormai c'è supporto e quindi bisogna rivolgersi e cercare aiuto, questo sicuramente. Ma dall'altro canto bisogna prevenire tutto dove è possibile, quindi bisogna crescere nelle proprie conoscenze, competenze e consapevolezza. Sì, certo, quindi come dicevamo anche prima, tutto parte da un cambiamento culturale, no? Quindi fin dalla scuola, Esatto. anche nei livelli Corretto. più bassi, cominciare con una parità di educazione finanziaria per quanto riguarda i maschi e le femmine.
Esatto, ed è per questo che ci sono già tanti progetti che partono proprio dalla scuola, per educare già i nostri giovani ad avere più consapevolezza, perché educazione finanziaria in fondo vuol dire quello, vuol dire usare, saper usare il proprio denaro in maniera sana, in maniera consapevole, in maniera anche prudente, certo. adeguatamente prudente, avere anche un po' di conoscenza su come funziona l'indebitamento, cioè l'indebitamento che adesso noi sappiamo che a volte col credito al consumo, che tecnicamente vuol dire i crediti, anche quei piccoli crediti, no? I crediti che noi contraiamo, i debiti, scusate, che noi contraiamo attraverso appunto il credito al consumo per acquistarci cose. Quello bisogna sapersi indebitare, cioè spesso ci si indebita più di quello che poi è la propria capacità reddituale, certo. E bisogna educare all'indebitamento proporzionale ovviamente a ciò che esatto, alle proprie possibilità. Bene, a questo punto purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, quindi voglio ringraziare tantissimo Lorena Valente di essere stata con noi questa sera. Grazie a te. Ringrazio anche Cristina Barbero per le risposte che ha dato ai nostri telespettatori. Anticipo che sarà con noi anche la prossima settimana, sì, per una puntata che sarà dedicata esclusivamente al nostro pubblico, alle telefonate, quindi se avrete delle domande è l'occasione giusta per porle. Voglio anche fare una precisazione, perché ci è arrivata in queste settimane una telefonata da parte di un telespettatore che è anche un iscritto alla FNP da tanto tempo, che forse non aveva compreso bene quando abbiamo parlato di Anteas in una delle scorse puntate, e ovviamente noi ci teniamo a ribadire che Anteas fa a tutti gli effetti parte della CISD, in particolare della FNP, perché è proprio l'associazione di volontariato che è stata promossa dalla nostra organizzazione. A questo punto non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona serata.